Parla spagnolo la settima tappa del Giro d'Italia, la Vasto L'Aquila di 185 km, Peio Bilbao, portacolori dell'Astana, a meno di 2 km dall'arrivo ha staccato un gruppetto di 5 corridori e braccia al cielo ha vinto la tappa tutta abruzzese. Dario Cataldo e Giulio Ciccone, due corridori abruzzesi, sono arrivati con il gruppo della Rosa, Valerio Conti, che ha difeso a denti stretti la maglia. Domani, secondo appuntamento in Abruzzo della Carovana Rosa, che continuerà a colorare la nostra regione con la tappa Tortoreto-Pesaro di 239 km, la più lunga del giro, sarà un altro bagno di folla. Ed ora le interviste ad alcuni dei protagonisti di oggi. Peio Bilbao è spagnolo ma parla molto bene l'italiano, quindi la sua gioia la può esprimere davvero in italiano. Quanto è grande questa gioia, Peio? Boh, è indescrittibile, è un momento che quando lo cerchi tanti anni e alla fine arriva, puoi sfruttarlo al massimo. In un posto speciale, a una corsa speciale per me, all'Italia, all'Aquila, questo paese con tanto significato e con un lavoro anche grandioso del mio compagno di squadra, di Andrei Seitz, è stata una giornata impressionante. Una bella giornata, tra l'altro nel gruppetto proprio degli ultimi chilometri c'era Formolo che magari era il più temuto, tu invece con una progressione sei riuscito a beffare tutti. Sì, non era solamente questione di gamba, era anche di cercare il momento giusto per attaccare. Ho visto che lui prendeva un po' la responsabilità e voleva arrivare in volata, ma già partito dietro da tanti e quando mancavano 2 chilometri ho visto che era il momento giusto per partire. Dalla macchina mi hanno detto per andare avanti, per non guardare dietro e è stato il momento per attaccare. Bellissimo, bellissima vittoria. Giulio Ciccone, tanti tentativi di fuga, soprattutto all'inizio, però poi in quella giusta, tra virgolette, non c'eri. Cosa è successo? Sì, appunto, oggi non era facile prendere la fuga perché la partenza, tra virgolette, non era dura. Quindi, sai, mi sono un po' finito, nel senso che ho provato troppe volte, pensando che comunque sia era il momento buono, invece non è stato così. E la fuga è andata via più avanti e nel momento in cui è andata via, diciamo, ero un po' senza gambe, quindi ho perso l'attimo, però va bene così. Un po' deluso, insomma? Sì, assolutamente un po' deluso, mi ero fatto un'aspettativa un po' più grande, però sai, il ciclismo è così, va bene così. Però hai difeso a denti stretti la maglia azzurra. Sì, diciamo che per la maglia azzurra adesso è tutto un po' in bilico, però l'ultima settimana ci sono tanti punti ed è lì che si decide tutto, quindi queste giornate vanno bene così, però vedremo più avanti. La maglia rosa ha detto di te che insomma ti stima tantissimo, lo hai anche aiutato, ha detto, come? Ma sicuramente con Valerio sono molto amico e gli auguro davvero di tenere questa maglia più a lungo possibile perché se la merita. E sì, l'ho aiutato perché comunque sì, al finale abbiamo tirato un po' anche noi e Mollema preferiva fare così e quindi tra virgolette è stato utile anche a lui che era comunque sì, ne ha avuto vantaggio. Da qui in avanti quale sarà la tua tappa? Ma sicuramente ce ne sono tante, l'ultima settimana è durissima e lì davvero se trovi una buona condizione, hai delle ottime gambe, c'è da divertirsi. Penso di aver dimostrato anche oggi non era facile stare davanti, quindi posso solo che essere contento. Nelle prime 2 ore 48 di media, altissima. Con le curve, sì, siamo andati, appunto, ti ripeto, rimanere davanti dopo una giornata come ieri, tutta il giorno a tutta, ho dimostrato buono stato di forma. L'ultima, gli abruzzesi aspettavano ovviamente Cataldo e Ciccone, un pensiero su questi due corridori con i quali corri comunque? Ma sono amico, sono simpaticissimi, sono ottime persone e Ciccone mi ha anche aiutato, non a me, vabbè, cioè la squadra ha un po' tirato nel finale e di tanto in tanto Cataldo mi aggiornava sul percorso.